Infatti me l'ha detto Simone. Prova, 1, 2, prova. Prova.
nella montagna. Faccio solo una domanda calcistica, anche se tu hai premesso che non te ne intendi, ma io ti chiedo solo, visto che la Lapa è stata da subito vicinissima, per prima o comunque tra le prime, a dare una mano a questo torneo, questo ritiro torneo, questo progetto comunque inedito in Italia e che è cresciuto in questi anni, ecco, ti chiedo se ti aspettavi 4 anni fa, quando facevamo la prima di 5 edizioni, che le cose poi sarebbero cresciute così. Questo torneo, questo ritiro torneo nasce, come è stato ricordato da Daniele, dai suoi amici, no? Gli amici di Chicco, quindi è nato in un momento molto complicato, molto difficile, però lì devo dire grazie agli amici in primis che hanno avuto questa, anzi hanno preso l'idea che poi era di Chicco, così mi risulta, e l'hanno fatta e l'hanno trasformata in quello che voi vedete oggi. Nulla sarebbe stato possibile senza gli sponsor, e quindi in questo caso grazie all'APAM, perché è vicino al territorio, perché ci aiuta nelle manifestazioni, ci sorregge, e quindi grazie, perché noi dobbiamo lavorare sempre di team. Il comune non può fare tutto, non può arrivare dappertutto, non ci sono le risorse per fare tutto, quindi abbiamo sempre bisogno di partner, e in questo caso grazie mille l'APAM. Io ti ringrazio, a questo punto invito sul palco Gilberto Luppi, che è il presidente della LAPAM, e poi subito a ruota, se volete venire insieme, Carlo Alberto Rossi, che è il segretario generale della LAPAM. In questo caso siete veramente i padroni di casa, e quindi qua c'è abbondanza di microfoni. Venite pure, microfoni ne abbiamo. Buonasera a tutti, io sono alla fiducia, prima ancora di dire qualcosa. Niente, io sono il presidente della LAPA e sono qua per, assieme al nostro direttore, premiare le aziende che hanno 40 anni di fedeltà alla nostra associazione, che è un bellissimo segnale, perché rimanere per 40 anni in un'associazione vuol dire crederci, e che c'è uno scambio tra associazione e associato veramente che va oltre il mero servizio, c'è un qualcosa, c'è un rapporto, si instaura una collaborazione, un momento di crescita per entrambe. Quindi io non ruberei altro tempo, vi rubo un secondo solo per ricordare Francesco, che è stato un amico, è stato qualcuno per noi, perché siamo poi tutti una grande famiglia. Le due battute sono per me importanti farle questa sera, perché Fanano innanzitutto è una sede storica per la LAPA, una sede molto importante, come tante sedi del Frignano, come anche Pieve Pelago piuttosto che Montefiorino. La LAPA è molto presente, molto sentita sul territorio dell'Appennino, magari più che in altre realtà, forse perché c'è più concorrenza, forse perché c'è meno convinzione. Comunque la montagna è sempre stato, diciamo, un punto forte per la LAPA e continua adesso. Le Fanano, uno di questi paesi, che è un paese che sta dando tanto alla collettività, si sta innovando sul turismo con impegno e anche con una certa professionalità, mi viene da dire. Ecco, però volevo appunto, il primo sindaco diceva bisogna ringraziare la LAPA per il contributo, per il sostegno che viene dato al territorio e per la presenza di questi 40, cioè questi imprenditori che hanno più di 40 anni di fedeltà all'associazione. Io penso che l'APAM debba ringraziare anche e soprattutto Francesco Seghedoni, perché Francesco, oltre che essere un ex collega, si rapportava quotidianamente con il sottoscritto. Io e lui abbiamo fatto varie battaglie assieme, abbiamo portato avanti tante idee, tante iniziative, quindi mi piace ricordarlo come se fosse qua ora, perché sono sicuro che sarebbe orgoglioso di quello che stiamo facendo. 5 anni fa, esatti, 2 giugno, siamo tutti stati chiamati da lui urgentemente, perché era successo quello che è successo. Io penso che ricordarlo in questa piazza, in questo contesto e dalla LAPA, penso che sia estremamente importante, perché, ripeto, Francesco è una persona che ha dato tanto a questo territorio, ma sicuramente anche alla LAPA e anche al sottoscritto. Grazie a tutti. A questo punto io direi che possiamo tranquillamente premiare gli associati, artigiani, imprenditori, gente che da una vita, come si dice,
in maniera anche un po' spiccia, si fa il mazzo sul territorio, e quindi comincerei, se siete tutti d'accordo, comincerei a premiare la ferramenta Tintorri, fondata da Gimignano Tintorri, un'azienda che ha aperto nel 60. L'attività adesso è portata avanti dal qui presente Francesco, architetto bravissimo, fananese puro sangue. Quindi gli facciamo un altro bel applauso. Adesso passiamo al secondo premio, una ditta meccanica che ha sede qui da noi, ma anche a Frassinoro, che impiega 130 dipendenti. L'azienda è la Trenton SRL. Il titolare è il signor Giuseppe Giovetti. Che non c'è. Ritira il premio esattamente. Egidio Gianasi, responsabile dello stabilimento di Frassinoro. Siamo al terzo premiato, Walter Cioni, dell'omonimo forno, un'autorità in piazza Vittorio, non c'è bisogno che lo dica, ha aperto, pensate, nel 1962, quindi 61, ecco, perfetto, 61, grande Walter. No della sua schiaccia, eh. Quarto premio, la Regina dei Fiori, la Pia Garotti. Quarta premiata, speriamo di vederla. Tra l'altro mamma non c'è. Vabbè, aspettiamo, tanto sappiamo che arriverà. Quinta premiata, un'azienda, una ditta di taglio e commercio di legname, Fanano Legna. Parliamo degli anni 50, azienda che è rimasta in famiglia. Fu fondata dal padre Merico negli anni 50 e oggi ritira il premio il figlio Antonio. Anche questa è una conduzione familiare. Adesso abbiamo l'Hotel Firenze. Altra istituzione fadanese, albergo, ristorante, notissimo. Partì tutto con la famiglia De Toffoli. Un altro bel applauso. Monica, ciao, ritira il premio Monica. Oggi gestiscono assieme alla famiglia Baisi, notissimi anche loro. Non c'è bisogno di grandi cose, il Firenze lo conosciamo tutti. Adesso è la volta dell'impiantistica fananese, un'officina che si occupa di riparazioni meccaniche, di trasporto delle persone, è associata alla LAPAM dal 1975. Qui abbiamo Michela Pellegrini che ritira il premio. Mi diceva prima, è poi tutto merito di mio padre, ma anche qui il significato della tradizione familiare. Siamo arrivati all'ottavo premiato, Antonio Pigati, imprenditore edile, dagli anni 60. Se vuole salire anche Giulio Pigati, imprenditore edile anche lui, che è il nono premiato, possiamo anche premiarli insieme, cosa dite? Eh? Antonio e Giulio Pigati, sono fratelli. E anche loro non si sono mai risparmiati, lo possiamo dire.
Proseguiamo con Pierpaolo Marcacci, la cui madre, Maria Ambrogina Pollacci, ha gestito per tanti anni uno storico hotel nel modenese, l'Hotel Castello. Adesso ritira il premio il figlio Pierpaolo Marcacci, che le è subentrato, anche lui una vita in Lapa. Siamo arrivati alla Cella, anche questo un locale storico fananese, lo conoscete tutti, Bazzani e Pollacci. Partituto dal padre Fernando Pollacci negli anni 40, il figlio Giancarlo ritira il premio, buonasera. Adesso andiamo con Ramsete Turchi, che conosciamo tutti. Anche lui dice che non ha meriti, che il merito è tutto di suo padre. Parliamo di estrazione di gas metano dall'ormai lontano 1975. Bravo Ramsete. Speriamo che si riprenda dal suo infortunio, Ramsete? Sarà meglio, L'ultimo premiato, un autotrasportatore che fa questo lavoro dal 1978, Alfredo Ferrari. Vediamo se lo troviamo. Eccolo qua che arriva. Dal 1978 anche lui è associato l'APA, naturalmente. A questo punto, buonasera. A questo punto avremmo finito, se non che è arrivata la Pia. Maria Pia Grotti. Piante, fiori, una vita veramente di lavoro, una vita targata l'APAM, anche lei. Le facciamo un applauso doppio. Lavora dagli anni 60, che si occupa di fiori e di piante, e quindi e di fiori. Brava Pia. Ciao. Vieni qua. Mi sei creduto. Bene. Va bene, noi diciamo che la prima parte della serata l'archiviamo, ringraziamo ancora il presidente Luppi e il segretario Rossi, ringraziamo Daniele Grotti e a questo punto parliamo di calcio e il sindaco giustamente si sposta perché dice che lui non è molto competente. Noi adesso parleremo di calcio, il calcio come scuola di vita. E è la tavola rotonda che facciamo ormai dal 2015, che abbiamo rischiato quest'anno di non fare causa maltempo, che l'altro anno saltò perché ci fu un nubifragio, quindi il prossimo anno la faremo a sorpresa per sperare di riuscire a farcela. Comunque sia, io invito sul palco i protagonisti della serata, i giocatori, ex giocatori e giocatori, e primo fra tutti un mio collega, un grande giornalista, un grande inviato, Leo Turrini, una vita al Resto del Carlino, oggi anche volto notissimo
di Sky, un fuoriclasse della categoria. Vieni Leo. Vieni, vieni Leo. Mettiti dove vuoi. Un trequartista, un goleador, non so come definirlo, un grandissimo. Assieme a Leo abbiamo tutti i giocatori che sono legati al nostro territorio, perché sono tutti nati qui, a cominciare da Riccardo Nardini di Fiumalbo, che poi ci racconterà la sua storia, perché oltre ad essere stato un calciatore adesso è entrato in politica e quindi Leo lo stuzzicheremo bene bene. Riccardo di Fiumalbo, Luca Puccini, ex calciatore del Modena e del Sassuolo, nazionale giovanile, pensate che ha giocato con Totti, con Nesta e con Di Vaio. Oggi lavora alla LAPAM, è un dirigente anche lui della LAPAM. Fausto Ferrari di Montecreto, anche lui conosciutissimo, arriverà, ecco è arrivato, perfetto, aveva detto arriverà un po' lungo ma è stato bravissimo, bravo Fausto. E poi abbiamo Jonathan Binotto, che voi direte non è proprio del nostro territorio, ma Jonathan Binotto è diventato negli anni un amico di questo torneo, del quale è diventato anche direttore tecnico, ma è soprattutto un amico che si è prodigato tantissimo in questi anni per darci una mano. E poi vabbè, la carriera di Binotto la conoscete perché ha giocato anche in nazionale. Io a questo punto, si parlerà di calcio come scuola di vita e si parlerà di quando un giocatore smette e di com'è il dopo e di quali sono le sensazioni, le esperienze, le cose che si prova a smettere, anche se qui Fausto Ferrari continua a giocare, mi diceva stamattina prima o poi dovrò decidere, ma adesso gioca a Lama, ha giocato l'anno scorso in prima categoria, adesso giocherà in seconda, non si decide a mollare, ma io a questo punto do la parola a Leo, non voglio darvene via, però penso che sia giusto che, visto che a Fanano abbiamo uno come te, e sia giusto che conduca tu, sì, che faccia un po' tu le domande. No, io innanzitutto buonasera a tutti, e volevo dire una cosa, alcuni forse lo sanno, io mi occupo molto nel mio lavoro di Ferrari e arrivo a Fanano pensando finalmente posso parlare d'altro, dato che perdiamo in continuazione, e mi mettete sul palco dove c'è uno che si chiama Ferrari e uno che si chiama Binotto, come il capo della Ferrari da Gran Premio, quindi sembra quasi un agguato, vero? Poi vi volevo dire tre cose prima di ascoltare i ragazzi. La prima è sentimentale, io vengo sempre molto volentieri da queste parti, anche per ragioni familiari, perché i miei genitori sono originari dell'Appennino Frassinoro, ma ci consideriamo un po' tutti montanari, e mi ha fatto molto piacere quando mi hanno chiesto di partecipare a questa serata nel ricordo di Chicco, che era una persona fantastica, un giovane entusiasta, uno che ci teneva davvero tanto a salvaguardare e a valorizzare questi territori. E io ho una memoria stupenda, nel 2014 era il 20° anniversario, l'1 maggio della morte di Senna, e dovevo fare uno special a Sky in diretta, però lui aveva organizzato una cosa a Sestola in previsione dell'arrivo del Giro d'Italia e mi disse devi assolutamente venire, guarda, però io esco dagli studi di Sky che sono le 5 del pomeriggio a Milano, la serata a Sestola era alle 7, e lui mi disse no, ma tu guida come Senna a venire su. E io ho fatto Milano Sud Sestola in 1:50, dovevano aver disattivato gli autovelox, per fortuna, se no sarei ancora in carcere, e sono arrivato e mi ricordo la sua felicità quando ha visto apparire la macchina, che non era una Ferrari, una McLaren, una macchina normale, ma lo feci volentieri perché era davvero una bellissima persona. Sì, se lo merita. La seconda cosa che voglio dire, dato che è un evento LAPAM, mio padre, che non c'è più, è stato uno dei fondatori della LAPAM,
e ci teneva tantissimo, era orgogliosissimo della sua appartenenza, era un impresario edile, a questa associazione artigiana, e mi ha sempre detto: quando ti dovesse capitare nel tuo mestiere, eccetera, bim bum bam, se c'è di mezzo la LAPAM, vacci, e anche se non ti interessa, vacci, perché fa conto che te lo chieda tuo padre. Stasera venivo anche volentieri per i motivi che vi ho detto, e quindi è anche un'occasione in più per sentire vicino la figura di mio padre. Invece la terza cosa, siccome non vi vorrei far venire il magone, siamo qui in Fanano, montagna, io vengo da un paesino che si chiama Romanoro, che è un borgo del comune di Frassinoro, praticamente è l'unico luogo dell'Appennino che non è mai riuscito a vincere il torneo della montagna di calcio. Siamo un po' come la Juventus in Champions League, no? L'hanno vinto tutti, no? Dal Fontanaluccio al Fanano, Sesto, tutti tranne noi del Romanoro, ce l'abbiamo mai fatta. Nell'84 arriviamo ai quarti di finale e veniamo abbinati al Fanano, e si gioca la partita di andata a Fanano una domenica d'agosto torrida. Io facevo già il giornalista, ma ero molto giovane, parlo di 35 anni fa. Parte tutto il paese da Romanoro, veniamo a pranzo a Fanano, praticamente abbiamo svaligiato tante osterie, trattorie, ci siamo presentati al campo di Fanano per la partita completamente ubriachi, tutti, una tifoseria sbronza, però simpatica. Primo tempo e Romanoro misteriosamente passa in vantaggio, arriviamo all'intervallo, siamo avanti 1-0. Comincia il secondo tempo, il capo della nostra delegazione, che era un mio cugino, che poi come Nardini fece anche l'assessore al comune di Frassinoro, dice: scusate, devo andare in bagno, no? C'erano i gradoni al campo di Fanano, non so se ci sono ancora, c'erano le toilette sotto i gradoni, no? Comincia il secondo tempo, questo cugino va alla toilette sotto, e mentre è giù a fare quello che insomma la natura raccomanda, il Fanano segna 2 gol in 1 minuto. Questo cugino risale, non avendo visto nulla, e dice: quanta stommi, che è il dialetto nostro di Frassinoro, no? E noi sconsolati diciamo: 2-1, abbiamo preso 2 gol in 1 minuto. E questo cugino disse, ve lo dico nel dialetto montanaro, mai più a pisciare in trasferta, mai più a pisciare a Fanano, no? È rimasta nella storia del paese. Poi venivamo eliminati, ovviamente, per dirvi che qui sono di casa. No, beh, qui abbiamo dei ragazzi che hanno fatto delle carriere sicuramente interessanti, ma la prima cosa che volevo chiedere a tutti voi, perché ne ha accennato Simone, che è un po' un mio figlioccio, è bravissimo, com'è stato l'impatto con il dopo? Cioè, quando il pallone è diventato per voi un ricordo, per quanto bellissimo, e vi siete dovuti, diciamo così, reinserire nella vita delle persone comuni. Avete fatto fatica, è stato semplice, vi siete sentiti spaesati. Cominciamo dal vice sindaco, perché hanno detto che ci sono anche le elezioni anticipate in Italia, magari diventa anche deputato Nardini, non è mica detta. Prego. Buonasera a tutti, grazie di avermi invitato questa sera qua a Fanano. Sì, io faccio il vice sindaco a Fiumalbo, ma è una missione, Muzzarelli qua lo sa benissimo. Dite tutti così voi politici, è una missione. Poi alla fine state lì 30-40 anni. No. Quando fra 40 anni sarà ancora sindaco Nardini, ricordatevi che l'ha detto che lo faceva per spirito di servizio. Nei nostri paesi credo che sia veramente una missione. Il dopo non ci ho ancora pensato, perché ancora del tutto proprio non è che voglio proprio smettere del tutto, però per ora sono andato a Coverciano, ho fatto il corso allenatori, diventa difficile staccarsi da questo mondo. Poi io sono di Fiumalbo, tutte le mie famiglie è di Fiumalbo, mia moglie è di Fiumalbo, quindi abbiamo diverse attività, e penso che da qualche parte, male che vada, mi infileranno, anche se diventa difficile lavorare come fanno i miei in un negozio, in un ristorante, dopo che sei stato a correre dietro un pallone tutta la carriera. Quindi sicuramente non è facile, ancora non ci ho ben pensato, ecco. Però parte tutto, credo che chi si dà la politica nei nostri paesi, se lo fa con lo spirito che lo fa Muzzarelli, perché l'ho conosciuto nei 5 anni precedenti,
o come lo facciamo noi a Fiumalbo, è solo per dare una mano ai nostri figli e a quelli che verranno dopo di noi, perché possano trovare un paese migliore e perché continuino a stare in questi posti qua, che ce n'è sempre più bisogno, dove diventa sempre più difficile viverci perché il mondo purtroppo va troppo veloce. Però mi dicevano sempre quando giocavo: come fai a stare lassù? E io dicevo: no, come fate voi a stare qua giù? Perché io sto da Dio, sono sempre stato a Fiumalbo. Anche quando giocavo via, ogni 15 giorni tornavo a Fiumalbo perché la mia famiglia è lì, e se uno è un montanaro non c'è niente da fare, le radici sono lì e sono orgoglioso di stare a Fiumalbo. Grazie. Invece scusa, me Puccini, ma mi hanno detto che tu sei andato a lavorare alla LAPAM, no? Ma che avresti anche potuto invece continuare a restare nel mondo del calcio. È una leggenda metropolitana, cioè che qualcuno ti ha detto: vuoi fare il calciatore, vuoi fare il funzionario dirigente della LAPAM? No, non ho potuto fare questa scelta. Anzi, se mi avviene ancora devo decidere se smetto. No, io ho smesso due volte di giocare nei professionisti almeno. Perché l'ho fatto la prima volta a 20 anni, perché a seguito di un brutto infortunio, insomma, avevo grosse difficoltà a tornare a trovare una condizione fisica che mi potesse permettere di giocare a certi livelli, per cui in quel caso feci una scelta, decisi di ricominciare dai dilettanti, però cercando di imparare un mestiere, quindi posi come condizione quella di appunto trovarmi un posto di lavoro dove potessi imparare un mestiere. Quindi lì nasce il primo rapporto con la LAPAM. La seconda volta invece qualche anno dopo, perché in realtà dopo questa mia esperienza nei dilettanti ricomincio a giocare, ricomincio a trovare quella passione che avevo da ragazzo, e più che altro il ginocchio comincia a stare un po' meglio, e quindi mi capita l'occasione di tornare nei professionisti, e visto che ero ancora abbastanza giovane, avevo 23 anni, ricomincio nei professionisti a Sassuolo. Purtroppo però il destino voleva che non giocasse a calcio, perché poi ho avuto in due anni successivi una serie di infortuni, e poi l'ultimo nel 2000 che mi ha costretto ad abbandonare definitivamente l'attività agonistica. E lì sì, ho dovuto staccare definitivamente, e me ne sono reso conto quando, subito dopo l'operazione, che non potevo più far nulla. Non è stato semplice, però diciamo che un po' mi ero già preparato casualmente negli anni precedenti, ed è stato più facile, insomma, ricominciare con un percorso nuovo. Ma secondo te, che l'hai vissuta in questa maniera che ci hai raccontato, è vera quella storia secondo la quale in generale i calciatori, quando appunto smettono, o per un infortunio o perché hanno fatto tutta carriera, sono un po' dei disadattati dopo, cioè per l'esperienza che hai tu? Ma guarda, per quello che vedo io è che indubbiamente è un momento traumatico. È un momento traumatico perché un calciatore vive per tanti anni in un ambiente, in un contesto molto diverso da quello che poi si ritrova a vivere nella vita comune. Molti possono trovare delle difficoltà per tanti motivi. Uno sicuramente perché magari non hanno negli anni, anche quando giocavano oppure nel periodo degli studi, mai cercato di formare una propria cultura, una formazione che gli potesse comunque preparare una strada successiva. E penso che sia questo, ma la fatica più grossa, la difficoltà più grossa penso che sia quella in realtà di cambiare il proprio stile di vita. Sei un atleta, intanto anche fisicamente hai delle risposte completamente diverse. Quando stai fermo senti che il tuo corpo reagisce in maniera diversa, sei abituato tutte le domeniche a fare una partita, a gestire l'adrenalina della partita, e quello ti manca tantissimo. E poi devi abituarti a dei nuovi ritmi, abituarti anche a fare un mestiere nuovo, quindi ricominciare con una formazione che ti manca. Anche studiare, documentarsi, avere l'umiltà di ripartire da zero, perché spesso anche nel mondo del calcio i giocatori smettono, tu hai cambiato completamente lavoro, molti diventano dirigenti, ma diventare dirigenti da un momento all'altro, cioè è una cosa che poi nella realtà è complicata, perché finché giochi, quando devi diventare dirigente hai bisogno di acquisire delle conoscenze, delle competenze. È vero, penso che infatti molti ambiscono in realtà a diventare dirigenti e poi non riescono in questo percorso, perché per il calciatore penso che la difficoltà più grossa sia fare quel salto. Pensano di no in molti, ma invece è così, perché fare il dirigente vuol dire imparare a gestire delle persone, imparare a gestire dei bilanci, imparare a gestire tante cose che soltanto con l'esperienza e con lo studio devi conoscere
delle leggi, o comunque devi conoscere il mondo al quale, verso il quale vai incontro. E molti pensano che sia semplice, in realtà poi fanno spesso dei buchi nell'arco. Forse una via d'uscita più naturale per un calciatore sarebbe quella dell'allenatore, perché continua a vivere uno spogliatoio, continua a vivere i ritmi di tutti i giorni, però non tutti sono portati. Anche lì cambia molto la prospettiva, perché devi iniziare a pensare per 20-25 test e non solo per te. Sì, ci vogliono delle qualità diverse, però è più facile riuscire anche a utilizzare l'esperienza che hai avuto da calciatore. Però, come hai detto, bisogna poi partire con sfide nuove, anche lì studiare e comunque gestire l'esperienza del calcio in una prospettiva diversa. Ecco, a proposito di studiare, volevo chiedere sia a Ferrari che a Binotto, poi anche a voi due, quando un calciatore si laurea, come è successo recentemente a Chiellini, il capitano della Juventus, la cosa viene salutata quasi da un oh di meraviglia, no? Perché è considerato veramente quasi anomalo che un calciatore riesca a concentrarsi sui libri pur facendo il professionista del pallone, mentre in altre discipline, penso all'atletica leggera, alla pallavolo, eccetera, non è una cosa così improbabile. Ecco, voi siete stati calciatori, poi sentiamo anche Binotto di nuovo, anche loro due, è che se uno gioca a pallone, quando vede un libro gli viene l'itterizia, ha una reazione nervosa, gli viene un'allergia, com'è sta storia? Allora, intanto buonasera a tutti. Io sono Fausto Ferrari di Montecredo, magari qualcuno mi ha già visto. Ho accettato di venire questa serata perché la reputo una cosa molto importante. Festa è un grande amico e quindi ho cercato di liberarmi per venire. Allora, Festa è Daniele Grotti. Sì, io lo chiamo Festa, Festone. Allora, io diciamo che quando ho intrapreso tutto il mio percorso calcistico, comunque ero un bambino. Mi sono trasferito molto giovane, avevo solo 14 anni, io sono di Montecredo, quindi la gente sa dove si trova Montecredo. Ho deciso in contemporanea di mandare avanti quello che era un percorso calcistico, ma anche scolastico, insomma. Ho scelto un tipo di scuola che c'era solo a Modena e a Bologna. Il fatto che giocassi nelle giovanili del Bologna mi ha portato a scegliere una scuola che era giù. Ho cercato di mandare avanti tutte le due cose, perché finché non hai una certa età non sai bene quello che il calcio ti può dare, è sempre un miraggio, diciamo, non hai la certezza di dove puoi arrivare. Quindi ho cercato di mandare avanti gli studi, mi sono diplomato, sono geometra, però dopo arrivi a un certo punto che devi fare una scelta, trovi un bivio. Il bivio è quello che, se hai la fortuna di andare avanti nel calcio e scegli il calcio, dopo gli studi magari vengono messi anche da parte, perché comunque cominci a girare, a spostarti di città a città, e quindi io dopo l'università non l'ho fatta. Diciamo che il prototipo del calciatore viene visto un po', tra virgolette, un po' ignorantello. Non sono tutti uguali, penso che ci siano persone mandato avanti gli studi, che siano intelligenti anche se giocano a pallone. Quindi, però sì, come dicevi tu, c'è questo clamore quando magari si sente che... Ma secondo te, però, per l'esperienza che hai vissuto, ce lo stavi già dicendo, è conciliabile. Farsi una cultura di stampo scolastico con la carriera del calciatore, o è impossibile? No, penso che se uno vuole ce la può fare, le tempistiche ci sono per poterle mandare avanti, bisogna vedere se uno lo vuole veramente o se gli interessa il fatto solo dello sport, del calcio, però penso che i tempi ci possano essere. Sentiamo Binotto, che è quello che ha fatto la carriera più bella, allora... Buonasera a tutti. Allora, aspetta, ti devo fare una domanda, però. Perché la Ferrari non vince più, dato che ti chiami Binotto? Vuoi azzardare una risposta? Me lo sto chiedendo anch'io. Ma sei parente? No. Perché ti tiravo qualche accidente, se eri parente. No. Va bene. Me lo chiedevo anch'io, infatti. Volevo chiedere. Se vuoi te lo spiego io dopo. Allora, secondo me è perché è più facile, o perlomeno, in quell'ambito da leggi un libro con meno attenzione, perché hai la testa completamente da un'altra parte. Parlavate prima del mondo del calcio, io ho vissuto, e non lo rinnego, per me è stata la vita, lo continuo ad essere perché faccio l'allenatore del settore giovanile, quindi sono rimasto nell'ambiente. Però la vita normale è tutt'altro.
la vita normale, quando scendi dalla giostra, noi la chiamiamo così. Ma scusa, mentre tu giocavi in Serie A, eccetera, avevi la consapevolezza che la vita normale era tutta diversa? No, perché sei o lo capisci solo quando scendi dalla giostra? Quando scendi, quando il gettone finisce e ti trovi di fronte alle problematiche che hanno tutti. Tu in quel momento sei un privilegiato e vivi la tua vita in funzione di quello che vai a fare, che sai, è anche è un'applicazione, non è tutto così scontato. Cioè, fare il calciatore è vivere 24 ore per quello. Cioè, è come poi, un'ossessione, una magnifica ossessione. Sì, mangi in un determinato modo, devi riposare in un determinato modo. Poi è logico che anche noi frequentavamo le discoteche, facevamo tardi, non era certo, quello. Però eravate giovani, hai comunque una vita diversa. È logico che, con tutto rispetto, pensare oggi a quello che tu hai fatto e alla vita privilegiata che hai vissuto, a un operaio che si sveglia tutte le mattine alle 7, dici porca miseria, cioè, per me è più dura per lui, però. Quindi, ma te ne rendi conto dopo. Certo. Senti, una volta Bonier, che è stato un grande calciatore della Juventus, della Roma, adesso è il presidente della Federcalcio Polacca, mi ha detto: quando io ho smesso di giocare mi sono reso conto che non sapevo come si faceva a pagare una bolletta, perché finché ero un campione c'era sempre qualcuno che andava a pagare per me una multa o appunto la bolletta della luce, dell'acqua, del gas. Allora non c'erano ancora i bonifici bancari, parliamo dei primi anni 80. Succedeva anche a voi? No, beh, in posta si andava, no. Cioè, ci andavi? Pagare le bollette. Mi ricollego a quello che dicevate prima, un altro aspetto fondamentale secondo me per uno che smette di giocare è il dopo, le persone che avvicino diventano determinanti. Se tu hai una famiglia, hai delle persone che ti amano veramente, sicuramente ne risenti meno. Se hai anche queste difficoltà e comunque una volta sceso il tuo pensiero rimane sempre là e non riesci ad adattarti a quella che è la vita tra virgolette normale, ecco che le problematiche sono difficili. Sì, prego. Scusa, volevo solo dire una cosa, non vorrei che passasse, siccome parliamo di lauree, di post calcio, il messaggio che voi, visto che noi organizziamo un torneo giovanile e ci sono ragazzi di 16-17 anni che sognano di diventare calciatori, non vorrei che passasse il messaggio che siete solo dei privilegiati, perché la fatica, i sacrifici che avete compiuto sono tanti e soprattutto non è facile per nulla arrivare in alto. Allora vorrei chiedere a ciascuno di voi quando avete capito che potevate farcelo, che ce la stavate facendo a coronare quello che era il sogno che avevate da bambini, preso. Inizio io, che poi facciamo il giro. Allora, anch'io sono andato via di casa a 13 anni. Io vivevo in una provincia di Treviso e sono andato un anno a Udine, ho vissuto un anno in collegio, quindi ho vissuto un'esperienza anche forte, lontano da casa, dove il collegio c'erano i preti, le suore, quindi orari particolari. Non vi nascondo che ci sono stati tanti momenti difficili, cioè anche momenti quando si spegneva la luce, eri lontano da casa e dicevi porca miseria, non vi nascondo che ho anche pianto, cioè nel senso che era difficile, ma la mattina ti svegliavi e c'era una cosa più importante delle lacrime della sera prima, che era la voglia del giorno dopo di andare a fare allenamento. Quindi provare questa avventura. Ho avuto la fortuna di far parte di un settore giovanile importante alla Juventus, ho fatto 4 anni, consapevole sempre che era un momento della mia vita che poteva darmi tanto, ma nello stesso tempo da un momento all'altro potevo tornare a casa e fare il parchettista che era il lavoro di mio padre. E questo mi ha dato sempre la forza di vedere il giorno dopo con una voglia sempre di migliorare. Logico che i sacrifici si fanno. Oltre a questo poi c'è l'altra parte, che è forse più il 50% della fortuna, che fa parte di ognuno di noi. Quindi la fortuna di
vivere un'esperienza di crescita e ottenere il risultato finale, che è quello di arrivare a giocare in Serie A. Quindi adesso noi stiamo, soprattutto ai ragazzi, parliamo dicendo loro di intraprendere questa grande passione senza tralasciare quello che è un aspetto culturale, che si devono crescere, perché sono due bagagli che vanno riempiti contemporaneamente, sia quello calcistico che quello culturale di vita. Quindi la scuola diventa altrettanto importante quanto l'allenamento. Mi ricollego a quello che diceva Fausto, sono due cose che si possono fare benissimo contemporaneamente. Quindi ci sentiamo anche gli altri su questo aspetto qui, cioè se vi sentivate dei privilegiati, ma in realtà poi, come suggeriva Simone, non eravate soltanto quello, no? Perché c'era una componente di sacrificio che permeava la vostra quotidianità. Diciamo che, per come l'ho vissuta io, intanto io ho una carriera molto normale, perché rispetto a Jonathan, che ha visto per anni la Serie A, la nazionale, quello che ho fatto io è una cosa un po' diversa. Cioè, ho fatto il calciatore professionista, ma ho giocato praticamente tutti gli anni in Serie C, quindi sì, diciamo che era il mio lavoro. Tutti gli anni comunque segnando valanghe di gol, perché vabbè, quello... comunque segnare ha sempre il suo perché, quindi diciamolo, perché Fausto nel 2000 e ho avuto anche dei buoni compagni, a molti certo, tanti gol, non si gioca da soli, però Fausto nel 2009, se non sbaglio, a Montichiari vinse anche la Scarpa d'Oro in Serie C, cioè il premio al giocatore che aveva fatto più gol in tutte le varie diciamo le categorie della serie, i gironi della Serie C. Diciamo che quando arrivi a trasformare questa passione come un lavoro, in quel momento lì sì, ti puoi considerare un privilegiato, perché penso che fai il lavoro, uno dei lavori più belli che ci sono. Però guardando questi ragazzi, vedendoli a quest'età, penso già ai sacrifici che stanno facendo, e mi ricordo quelli che ho fatto io quando avevo 11-12 anni, e sono quelli che, insomma, che ti portano ad arrivare poi a farlo come mestiere. Sono i sacrifici più duri, perché li fai in un'età che non sono così scontati. Non tutti i bambini a quell'età fanno questi sacrifici, e quindi valgono molto di più, secondo me. Perché comunque partire via da casa, dalle amicizie, dalla famiglia, a quest'età non è così scontato. Non tutti i bambini riescono. Dopo, se hai la fortuna di arrivare, è chiaro che vieni ripagato, ma è non sempre così. Quindi, come dicevamo prima, portare avanti anche un'altra strada, oltre a quella del calcio, è sempre fondamentale. Perché il calcio è sempre un punto interrogativo. Ci sono tanti ragazzi adesso, vedo... Io in questi due anni ho portato mio figlio, che ha 13 anni, a Bologna. Ha iniziato a fare le giovanili a Bologna, e vedo tanti di quei bambini passare che ogni anno ne vengono scartati 20, 30, e penso che questo settore giovanile, che è uno dei migliori d'Italia, perché vedo i ragazzi dell'Inter, loro sanno bene di cosa sto parlando. Quindi non è così scontato riuscire a farlo diventare poi un lavoro, questa passione. L'importante, e li guardo negli occhi, è che questa passione rimanga sempre, e quando ve lo dico penso a mio figlio, che la porti avanti sempre, indipendentemente dalle porte che vi verranno chiuse. Prego, grazie. Sì, nel mio caso non posso dire di aver mai pensato o vissuto da privilegiato la mia esperienza calcistica, per i motivi che dicevo prima. Piuttosto, ecco, concordo con quello che hanno detto loro, fino a un certo momento i ragazzi che approcciano il calcio, soprattutto che lo fanno in squadre professionistiche, in realtà fanno tanti più sacrifici degli altri. Io sono partito anch'io, per raccontare la mia esperienza, a 12 anni dal paese in cui abitavo, e tutti i giorni mi facevo la scuola, poi la corriera, un pasto veloce tra la corriera e la scuola, e poi dopo andavo al campo d'allenamento, tornavo alla sera alle 6:30, il tempo di mangiare, studiare, ripartire con la corriera la mattina. Quindi, e questo 3, 4, poi 5 giorni alla settimana, fino ai 18 anni. Per cui in realtà sono stati più sacrifici che privilegi, però sono stati sacrifici ben spesi, perché comunque sono state esperienze importanti che mi hanno aiutato, e penso abbiano aiutato tutti noi, a crescere e maturare molto prima dei nostri coetanei. Quando giochi a calcio, comunque, lo dice anche il titolo dell'evento di stasera, cioè vivi partecipi a una scuola di vita, no?
perché in realtà ti trovi già da bambino ad affrontare delle situazioni che normalmente una persona normale vive da adulto, e quindi ha la possibilità di sviluppare queste esperienze molto prima degli altri e maturare molto prima degli altri. Per cui in tutti i casi anch'io sono d'accordo con Fausto, invito tutti coloro che hanno questa passione ad allenarla, a portarla avanti indipendentemente da come andrà, ovvio sempre con un occhio di riguardo a non perdere di vista altri aspetti importanti della vita, prima su tutto lo studio. Sentiamo anche il vice sindaco. Beh, credo che Jonathan, ma soprattutto anche Fausto, abbiamo avuto delle difficoltà che ora fortunatamente loro non hanno, che è avere internet, poter studiare lontano da casa. Noi questo penso che non lo potevamo fare. Io mi ricordo, sono stato in collegio a Pistoia perché giocavo nell'Aglianese, nella Fiorentina, nelle giovanili, e telefonavo, forse se avevo il primo cellulare, alle 9:30 la sera, quando telefonare costava una cifra fuori dal comune. Quindi penso che ora questi ragazzi qua abbiano la possibilità di fare tutte e due le cose, però quello che vogliono fare ci devono credere. Sono, tra virgolette, ragazzi anche fortunati, perché se sono stati scelti è perché sono bravi, perché hanno la cultura calcistica, perché stare a Milano, stare a Genova, sicuramente lontano tanti dalle loro famiglie o magari anche di altre nazionalità, bisogna comunque avere il cuore grande, perché stare lontano dalla famiglia, anche se è un'ora e mezzo, diventa difficile. Come diceva Jonathan, ti trovi la sera a piangere perché magari volevi stare al compleanno del papà o della nonna. E quindi l'unica cosa che io mi sento di suggerirvi è di credere sempre in voi stessi. Non sarà facile quando giocate male, quando l'allenatore vi brontola, quando magari pensate di aver giocato male. Voi cercate di comportarvi sempre bene e ogni giorno dovete credere di diventare degli uomini migliori, dei ragazzi migliori di quelli che mandate e vedete nelle televisioni, o perché quello è un altro mondo. Il campione poi è un'altra storia e fa storia a sé. Le carriere possono essere tante, c'è la carriera della Serie C, ci sono quelli che fanno la B, ci sono quelli che sono dei campioni e riescono a stare in Serie A e in Nazionale, è un altro mondo. Però uno può diventare un uomo migliore, crescere delle famiglie, nonostante puoi fare il calciatore in Serie B e in Serie C e essere comunque rispettato dovunque andrete a giocare e dovunque vi applaudiranno negli stadi. Bravo, vice sindaco, ma si vede, Montecitorio. Ricominciamo da te, perché... Sì, da te, facciamo il giro. Volevo capire se doveste spiegare alla gente che è qui in piazza e anche ai giovani calciatori che partecipano al torneo, eccetera, qual è il valore più importante che vi ha trasmesso l'esperienza calcistica. Non so, è la resilienza, il rifiuto della rassegnazione, è la voglia di non mollare mai. Che cos'è? Beh, sicuramente. Scegliendone uno, ecco, ognuno di voi uno. Dipende anche in che famiglia cresci, però secondo me la lealtà è la prima cosa che uno deve avere. Io penso che un altro elemento fondamentale sia l'umiltà. L'umiltà è il rispetto dei compagni, ma dell'allenatore, dei dirigenti, insomma comunque della squadra nella quale giochi. Credo che una persona si affronti in modo umile la sua esperienza sportiva, poi sia sempre in grado comunque di affrontare anche quelle che sono difficoltà che poi nel percorso di tutti possono capitare. Beh, sono d'accordo, penso l'umiltà è una delle cose più importanti per poter arrivare in alto, e quello che mi ha dato a me tutta la mia esperienza, penso il sacrificio. Senza sacrifici penso che sia difficile poter arrivare da qualche parte. Abbiamo finiti? No, io aggiungerei la consapevolezza dei propri mezzi, perché credere in quello che si fa lo si fa attraverso quello che è il sentimento forte che abbiamo all'interno. Credere in quello che si fa al 100%, non mollare mai. È logico che sarai giudicato, ci sarà chi ti dovrà giudicare, ma se tu sei forte, secondo me uno spirito di vederla il domani sarà talmente grande che ti farà superare anche i momenti difficili, oppure il momento che ti diranno non fai più parte dell'Inter, non fai più parte della Samp, quindi dovrai trovarti un'altra strada. Volevo chiederti quanto ti è servito lavorare nel settore giovanile della Juventus.
mi ricordo la prima cosa che mi hanno detto: tagliati i capelli. E quindi lì eravamo tutti dei ragazzi e tutti avevamo i capelli corti, nessuno aveva l'orecchino. Ma scusa, la Juventus può prendere Icardi allora con Vandanara? O sono cambiati i tempi? Probabilmente prenderà Icardi e Vandanara rimarrà a Milano, probabilmente, credo, Cioè, scusa, siccome io sono dell'Inter, noi teniamo Vandanara e voi prendete Icardi? Non è una soluzione che non... Non so fino a che punto. No, vediamo chi ci guadagna di più, no? No, invece io volevo chiedervi una cosa che riguarda anche il futuro, l'avvenire dei ragazzi che partecipano a questo torneo. Ormai da molti anni, da quando ci fu la famosa sentenza Bosman a metà degli anni 90, in tutte le leghe europee, non è un problema solo italiano, di fatto non c'è limite alla presenza di stranieri nelle squadre di calcio. Da noi in Italia, anche in Serie B, ci sono tantissime squadre che hanno spesso più giocatori stranieri che calciatori italiani. In altri settori dello spettacolo, ad esempio nel mondo del cinema, la legislazione europea invece dice: no, per ogni 50 film stranieri ne debbono essere prodotti anche italiani o spagnoli, cioè, a seconda del paese dove questi film vengono presentati. Cioè, si è fatto qualche cosa per cercare di tutelare l'identità nazionale. Solo nello sport questa cosa non è stata fatta, perché non riguarda solo il calcio, anche nel basket è così, nella pallavolo è così. Secondo voi sarebbe il caso di tornare indietro, magari di introdurre una norma che dica: va bene, su 11 che vanno in campo, 7 sono di provenienza straniera, ma almeno 4 debbono essere italiani sui titolari? Non è impossibile ormai? Non siamo noi che purtroppo cambiamo, no, beh, certo, cambiamo, ma come idea? Io credo che il calcio e lo sport oggi è diventato globale, però c'è un'unica cosa che forse comanda tutto, ed è il denaro. Purtroppo quello arriva prima di tutto e di conseguenza ci dobbiamo adattare. Questo è il mio pensiero, un po' forte forse, però credo sia questo. È logico che noi vorremmo vedere tutti i ragazzi esordire nelle prime squadre come succedeva a noi. Nel senso, mi ricordo ai miei tempi ce n'erano tantissimi italiani, ma c'era anche una scuola. Oggi già la scuola forse diventa, parte già dal basso con, come dicevi tu, giocatori che arrivano già dall'estero, e quindi diventa molto più globale, molto più complicato. Cioè, per te è irreversibile, forse, questa cosa è irreversibile? Secondo me sì. Secondo voi? Facciamo girare. Anch'io penso che sia difficile poter tornare indietro, anche se soprattutto a livello giovanile cercherei di portare magari un numero per le squadre, soprattutto nei settori giovanili, quello sì, sarei più d'accordo magari per tutelare i nostri ragazzi quando nella loro crescita. Cioè, quello che voglio dire io, hai perfettamente ragione sul settore giovanile, ma la Serie A non era più brutta quando c'erano in campo solo 3 stranieri e 8 italiani, cioè ai tempi anche perché, di Gullit, Van Basten, gli stranieri che arrivavano erano fortissimi, erano, no? Tutti fortissimi. Non era un campionato più brutto o meno spettacolare? Diciamo che quelli che arrivavano c'era una selezione maggiore. Beh, certo, chiaramente, certo. Quello sì, ma lì non credo si possa arrivare a tornare indietro, secondo me. Ma come diceva Jonathan, la vedo molto difficile. Vi voglio anche chiedere quanto è difficile oggi fare il selezionatore di una nazionale, non necessariamente di calcio, proprio per le ragioni che diceva, proprio per questi motivi. Leo, ci sono molti meno giocatori, quindi quello c'è sì, molto... sicuramente ci sono molte più difficoltà, perché una volta comunque quando andavano per vedere i giocatori, 8-11 erano italiani, adesso diventa difficile trovarne più di 3 o 4 in una squadra, quindi sicuramente c'è una difficoltà anche dal punto di vista della nazionale. Su questo vorrei fare un piccolo aneddoto, poi sentiamo loro. Quando sono andato con la nazionale di Conte, gli europei in Francia, gli attaccanti di quella nazionale lì, che fece benissimo, tra l'altro fu eliminata solo dalla Germania ai rigori, erano Pelé, Eder, e la riserva era Zazza, che era a Sassuolo. Adesso onestamente non erano Boninsegna, Riva, Paolo Rossi e neanche Totti, Del Piero, eccetera.
Pensa Leo, scusami se ti interrompo solo un attimo, che un giocatore come Paolo Pulici, che è stato tre volte capitano, non giocava mai in nazionale, ha fatto 19 partite in nazionale, non giocava mai perché c'era Bettega, credo. E allora facciamo una conferenza stampa con Conte e uno dice: ma in attacco lei, mister, no, ma come pensa di fare? Oh, perché credo dovessimo giocare contro la Spagna, che poi vincevo, tanto che c'aveva Llorente, Diego Costa, ma erano tutti dei giocatori così. E il Conte ci guardò e disse: ma nel campionato italiano attaccanti italiani che giocano titolare ce ne sono quattro, io ne ho portati qui tre, perché Pellè giocava in Olanda, quindi no, era mezzo brasiliano, quindi dice: io non cioè è vero questo, cioè non hanno nemmeno più la possibilità della scelta, o ce l'hanno tra le seconde linee, eccetera. Scusate, vi ho interrotto su questo tema. Ma non so, nel 2006 abbiamo vinto un mondiale e forse le norme più o meno erano uguali, nel senso che c'era comunque già la possibilità di utilizzare... Sì, però quei calciatori lì erano tutti cresciuti quando c'era la limitazione degli stranieri, attenzione. Sì, può essere. Adesso... No, te lo dico io, fidati. Noi giornalisti raccontiamo molte balle, ma però questo ti posso assicurare che è vero. Non so, bisognerebbe provarlo per poterlo dire, però credo che negli ultimi anni la nazionale, comunque il calcio italiano, abbia pagato anche un po' di crisi di talenti, insomma, sono cresciuti obiettivamente meno talenti. Probabilmente tra gli anni 70 e 80 sono cresciuti invece dei ragazzi che sono diventati dei campioni, e dopo c'è stato un po' di carenza sotto questo profilo, e credo che il motivo principale sia quello. Negli altri stati, se guardiamo la Spagna, insomma, sta vincendo ormai a man bassa da diversi anni, e non credo che ci siano limitazioni agli stranieri. Quindi credo piuttosto che per risolvere questa difficoltà e questa crisi di vittorie, forse occorra ritrovare un po' di lavoro sul settore giovanile, cercare di riuscire a ritrovare quella... Valorizzare il talento. Sì, la valorizzazione di quei ragazzi che abbiamo. Volevo chiedere solo una cosa, Luca, a proposito di talenti. Tu a 18 anni hai esordito, se non sbaglio, in Serie B col Modena, e sei stato chiamato nell'Under 18 italiana, e hai giocato con gente come Di Vaio, come Nesta, come Totti, avevi un allenatore leggendario come Sergio Vatta, che aveva fatto il fortuna nel settore giovanile del Torino. Ecco, quelli erano talenti purissimi. Com'è stato per te, che magari non avevi quel talento, ma sicuramente ne avevi tanto, perché se sei finito a giocare con loro non ti hanno chiamato per caso, com'è stato confrontarti a 18 anni con questi ragazzi qua? Guarda, quando hai quell'età, tanto è stato tutto un po' improvviso, nel senso che io dal settore giovanile in poche settimane andai in prima squadra, da lì cominciai a giocare, poi da lì subito dopo cominciai a entrare nel giro della nazionale. Ma guarda, è stato facile, perché poi quando giochi con dei ragazzi che sono molto più bravi di te, perché obiettivamente loro avevano veramente un talento enorme, ma lo vedevi... Cioè, io mi ricordo benissimo, andammo a fare una partita in Francia, contro la Francia, in amichevole, e per la prima volta venne convocato con noi Nesta, faceva il terzino sinistro allora. Fece una partita impressionante, io non avevo mai visto una cosa del genere. Andai a casa e dissi ai miei amici: segnatevi questo nome, perché fra due anni questo diventa il più bravo di tutti. Più ancora di Totti ed altri giocatori bravissimi, c'era Morfeo, c'erano dei ragazzi che a quell'età lì avevano un potenziale che forse nemmeno è stato totalmente espresso durante la loro carriera, perché magari poi avevano limiti caratteriali o fisici, non so cos'è che non sia andato completamente. Però inserirsi è stato molto più semplice, perché comunque quando giochi con quelli più bravi puoi solo che imparare, ed è facile giocare anche a calcio. Ci doveva una risposta anche il sindaco? Ma sono argomenti non facili da trattare, perché sicuramente le limitazioni potrebbero aiutare, però non deve neanche passare il messaggio che se c'è una limitazione o se non c'è una limitazione si arriva. Secondo me questi ragazzi qua ci devono credere, e tutte le sere quando vanno a casa devono andare a letto col dire: io voglio provare ad arrivare, e poi dopo sarà la loro bravura, il loro destino che decide dove devono arrivare. Però penso che anche in C ultimamente stanno cambiando, prima dovevano giocare per forza. Secondo me se uno è bravo gioca, e ci vuole però il coraggio da parte dei
allenatori, dei dirigenti, di inserire un ragazzo, non perché ora diventa più difficile, perché il presidente perde una partita ti manda a casa, e come diceva Jonathan, purtroppo il dio soldo a volte ti fa fare le scelte, che è più facile perdere una partita con Binotto che perderla con un ragazzo che magari lo vedo meglio ma non ha mai giocato, perché magari Jonathan era a fine carriera e il ragazzino è molto bravo. Quindi penso che ci voglia coraggio da parte dei dirigenti e degli allenatori di non farsi mettere i piedi in testa. Scusa una cosa, cosa avete pensato voi quando Mancini ha chiamato Zaniolo? Perché io non ricordo un precedente analogo di un giocatore chiamato in nazionale senza che mai avesse giocato in prima squadra. Credo che abbia dettato lui poi a Di Francesco il fatto di farlo giocare, che addirittura poi Di Francesco lo ha messo anche in Champions League, ma il primo a chiamarlo addirittura in nazionale è stato Mancini. Beh, quando dicono che i grandi giocatori, se sono anche persone intelligenti come Mancini, vedano forse qualcosa in più rispetto ad altri, è giusto che lo facciano, perché adesso Zaniolo, Chiesa, insomma penso che siano ragazzi che meritano di giocare e stanno giocando in Serie A e stanno diventando forti. È chiaro che adesso dal diventare un bravo giocatore al campione il passaggio secondo me è troppo breve, perché prima per andare in nazionale, come dicevate prima, era dura, ora forse è più semplice, però poi dopo devi essere bravo a mantenerti su quei livelli, perché i media ora sono cambiati e a non montarti dalla testa, certo. A rimanere lì centrato. E si torna sempre sul problema Instagram, telefonini, Facebook, siamo, dopo una partita siamo i numeri uno, invece le carriere devono durare 16 anni e 7 mesi per la pensione, così dicono, e quindi auguro a tutti questi ragazzi qua di fare una carriera importante nel calcio, però di non soffermarsi a guardare le carriere che durano una sera o io una bella partita. Volevo chiedervi l'ultima cosa da parte mia, poi dopo Simone ci saluta, perché è un rovello che ho, ce l'ha anche la gente qui in platea, abbiamo parlato dei valori del calcio eccetera, ma secondo voi perché Balotelli e Cassano non si sono laureati? Volete, da calciatori o ex calciatori, azzardare una risposta? Cosa è mancato a Super Mario e Fantantonio? Ma io temo che in quel caso forse manco la laurea poteva fare i miracoli. Tu dici che non c'era verso? Sì, perché si diceva prima il calcio è una scuola di vita, si imparano tanti valori, poi però ci sono delle cose che fanno la differenza e una di queste è il cervello, cioè se sei collegato e sei applicato puoi arrivare da qualche parte. Allora vi racconto un aneddoto, scusa, perché l'Inter gioca in Champions l'anno del triplete a Kiev contro la Dinamo Kiev, o forse era Mosca contro lo Spartak Mosca, e stanno una partita difficile, alla fine del primo tempo sono 1-1, sta giocando Balotelli, è già stato ammonito, no? E nell'intervallo, nello spogliatoio, Mourinho prende in disparte Balotelli, gli dice: Mario, mi raccomando, cioè 1-1, partita tiratissima, questi russi sono pericolosi, non cadere nelle loro provocazioni, mi raccomando, perché non ci possiamo permettere di restare in 10, quindi se ti fanno delle entrate brutte o se ti insultano perché sei nero eccetera, non rispondere, hai capito? Ma mi raccomando, ma tutto. E Balotelli dice: ma mister, ma io non sono mica scemo, ho capito perfettamente, tranquillo mister, no, non abboccherò assolutamente. Tornano in campo, palla al centro, fischia l'arbitro, palla Balotelli, il terzino russo fa fallo, Balotelli monta sulla caviglia del terzino rosso diretto, l'Inter in 10 tutto il secondo tempo, e finisce la partita e Mourinho gli chiedono di ma allora questa cosa di Balotelli, e lui dice: mi dispiace, ma lui ha solo due neuroni e quando entrano in conflitto fra di loro non c'è verso di gestire la cosa. Quindi effettivamente sono. E poi, visto che siamo a Fanano e poi ci salutiamo, sapete che a volte veniva il Bologna da queste parti, andava sesto, ma parlo di calcio preistorico, quando il Bologna era allenato da un italo argentino che si chiamava Pesaola, Bruno Pesaola, detto il Petisso, è morto quasi centenario recentemente, grande allenatore, ha vinto uno scudetto con la Fiorentina, allena il Bologna
e il Bologna attraversa una, insomma, fase molto molto negativa, forse si erano allenati male a Sestra, non lo so. Fatto sta che i giornalisti locali tutti contestano il martedì dopo una brutta partita e Pesaola dice alla stampa, insomma, i predecessori di Simone Monari che seguono il Bologna, dico, cioè, e no no, e vi assicuro, domenica giochiamo a Bologna contro l'Atalanta, veniva l'Atalanta a Bologna, no? E faremo una partita spettacolare, li schiacceremo nella loro area di rigore dal primo minuto. Tutta la partita vedrete un Bologna all'attacco, 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 all'attacco. Beh, arriva la domenica, Bologna, Atalanta, allora la gente andava ancora agli stadi perché non c'erano le dirette TV, eccetera. 40.000 spettatori pronti via, l'Atalanta assedia il Bologna dalla sua metà campo, una roba imbarazzante, partita bruttissima che finisce miracolosamente 0-0, finisce la partita e gli antenati di Simone Monari nello spogliatoio aspettano mister Pesaola e, insomma, irritatissimi gli dicono: ma mister, ma lei ci ha preso tutti per i fondelli per una settimana, aveva promesso una grande partita di attacco che avremmo aggredito, fatto pressing, schiacciato l'Atalanta nella sua metà campo, non siamo mai usciti dalla nostra area di rigore, insomma, come lo spiega? E Pesaola guarda i giornalisti e risponde: e che vi devo dire? E ci hanno rubato l'idea, che è un modo, devo dire, di vivere il calcio che c'era una volta anche dai grandi professionisti, che purtroppo, come ci hanno fatto capire anche loro stasera, con la modernità è andato un po' perduto. Ma il bello, io credo, è che poi alla fine davvero il calcio, gli interessi, il business rimane passione, soprattutto per chi lo gioca, per chi lo pratica, per chi lo vive. Io ci sono stato in mezzo per decenni, mondiali, tutto il resto, e ho capito che possono sì essere appunto campioni strapagati, eccetera, però poi alla fine ci tengono al risultato della partita, come quando erano bambini, come quando giocavano un torneo a Fanano, come quando magari cercavano di convincere l'allenatore dei pulcini a tenerli in campo 5 minuti di più. E questa è un po' la magia di una passione popolare unica quale il calcio, ed è stato per me bellissimo trascorrere questa serata in compagnia di questi amici che appunto il calcio lo hanno conosciuto, vissuto, sperimentato in prima persona, e poi, insomma, siamo tramontanari e questo ha reso ancora più gradevole il nostro incontro. Grazie mille, grazie, grazie, buona estate. Pesaola, c'era un'esotica sterminata. Il prossimo anno proviamo a chiamare Eraldo Pecci, che è stato un giocatore di Pesaola e lo è andato a trovare assieme a Franco Colomba fino agli ultimi giorni di vita a Napoli del Petisso, e ci sono aneddoti straordinari che Eraldo, che ha un eloquio simile a quello di Leo, ci può raccontare. Il prossimo anno cerchiamo di chiamarlo. C'è un aneddoto stupendo di Pesaola, questo, anche questo è molto noto. E un giornalista gli dice: lei, mister, ha messo la squadra male in campo, dice, questo è per quello che il Bologna ha perso, lei li ha messi male. No, io li metto bene, solo che loro poi si muovono. Volevo chiedere solo una cosa a Riccardo, perché Riccardo è stato protagonista di un'impresa calcistica forse senza precedenti. E lui è cittadino onorario di Reggio Calabria, ma non è l'unico cittadino onorario di Reggio Calabria. Quella squadra, che adesso poi Riccardo ci racconterà, che con, io non mi ricordo se era il 2007 o 2008, 2007, stagione 2007-2008, partono con 17 punti di penalizzazione che vengono poi, se non sbaglio, ridotti 2011. A 11, esatto, e quella squadra incredibilmente si salva e il comune decide di raccontacelo tu, Riccardo. Beh, l'amministrazione, hanno fatto l'amministrazione, è chiaro che a Reggio Calabria meno 11 in Serie A erano tutti dati per spacciati, insomma era impossibile che ce la facessimo. Io arrivai là a gennaio, eravamo ultimi in classifica, c'era una serenità nello spogliatoio che sembrava di essere veramente primi in classifica. Arrivamo alla fine che abbiamo fatto 51 punti in Serie A, ci siamo salvati. E c'era il sindaco Scopellitti, che poi dopo è diventato governatore di Reggio Calabria, e diede a tutta, a
tutta la squadra, a tutto lo staff, c'era l'allenatore Mazzarri, davanti Bianchi, Amoruso, insomma giocatori di un certo livello. E Bianchi non ha mai segnato così tanti gol come quell'anno. No, ma infatti sono esperienze bellissime che però capisci anche quando un'amministrazione deve dare una mano al mondo del calcio, come cerchiamo di fare noi piccoli paesi qua, facendo magari tornei, organizzando, ricordando persone che sono state importanti e che cerchiamo di fare per i ragazzi che vivono qua, perché abbiano un futuro qua, se non da calciatori, perlomeno da persone migliori. Allora, io dovrei chiudere e rimandarvi al prossimo anno. Intanto vi diciamo che domani sera dalle 19 al campo sportivo di Lotta si disputa alle 19 la finale per il terzo posto e alle 21 quella per il primo posto. Alle 19 giocheranno il Modena e la Sampdoria, alle 21 il Bologna e l'Inter. È la quinta edizione del Memorial dedicato a Chicco. Sicuramente andremo avanti e il prossimo anno vi diamo già appuntamento. La tavola rotonda non vi diremo quando la faremo, ma la faremo. E però io credo che sia giusto che chiuda Leo, perché intanto lo invitiamo per il prossimo anno sicuramente, se ne ha voglia, se può, ma credo che averlo qua sia stato veramente un grande piacere. Quindi caro Leo, chiudi. No, io vi ringrazio. Come ho accennato nel corso della serata, io sono montanaro, i miei genitori, vi ho detto, erano di Frassinoro, la mia mamma c'è ancora, 92 anni, è più lucida di me, tutti i giorni mi dice: ma non è che io muoio prima di rivedere l'Inter e la Ferrari vincere? Dico: mamma, è una bella scommessa doppia, però insomma, ma che è lunga, eh? Ma credo molto, vi dicevo, nella necessità, nell'esigenza di salvaguardare questi nostri territori e il nostro Appennino. Essere tutti consapevoli che c'è una ricchezza culturale che non è soltanto legata ai ricordi e alla memoria. Mi capita spesso di sostenere nei miei libri, in televisione, alla radio, sui giornali, la cosa più banale di tutte, cioè che quando un popolo smette di ricordare non ha nemmeno futuro, perché non ha punti di riferimento. E no, non applaudite, ho detto una banalità, però è una banalità vera. C'è la banalità del male, ma c'è anche la banalità del bene. E allora tutto quello che può essere fatto, anche queste piccole cose, anche questo ricordo di Chicco, questo torneo di calcio, questi incontri che facciamo, hanno secondo me un significato profondo. Stanno lì ad indicare che non ci rassegniamo al fatto che la nostra vita debba essere frammentata, segmentata, spezzettata, dominata dai ritmi del web, di internet, i WhatsApp, i messaggini, solo due righe, eccetera. No, la vita vera non è quella, la vita vera siamo noi montanari, sono le nostre capacità di intrattenere delle relazioni autentiche, siamo noi nella nostra volontà di trasmettere questo sentimento, di far sì che tenga compagnia a noi finché ci saremo e a chi verrà dopo di noi. Quindi tutto quello che avrete modo, voglia di fare seguendo questo obiettivo a Fanano, come in altri luoghi, Montecreto, della nostra montagna, mi vedrà sempre al vostro fianco. Grazie, vi voglio bene. Grazie ragazzi, un saluto a tutti, buonanotte.
qua di Sampdoria. Ma è andata via. Poi perché ti chiami? Ciao. Ciao.